Ciao fragoline, nuovo video. Come leggete dal titolo, ho praticamente comprato la nuova collezione di Chiara Ferragni della Lancôme. Volevo farvi vedere quello che ho, diciamo, acquistato. E prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Seguirmi su Instagram se volete, ve lo lascio sia in sotto in tutti i video e sia qua nella schermata. Lasciarmi un like se volete altre tipologie come questo video e un commentino qua sotto. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso. Sono due pacchetti. Praticamente l'ho presi dalla Douglas, questi qua. Non ho preso tutta la collezione di Chiara Ferragni perché sinceramente ho visto certe ragazze che parlavano del mascara, dell'eyeliner, eccetera, che non è che si sono trovate tanto bene, in poche parole. Allora, non mi ha convinto di prendere il mascara, eccetera. Ho preso solo due rossetti e la palette. Iniziamo da questo qua, piccolino. Ok, scusate ma mi si spegne lo schermo. Iniziamo da questo qua, piccolino. Allora, questo piccolino c'è solo un rossetto. Si presenta così. Con la carta. Qua ci sono tanti campioncini che non me l'aspettavo. Allora, il primo campioncino che ho scelto è questo qua di Chloe. Poi ho scelto questo qui, che è sempre un profumo. Questo, fatto così. E poi questo qua della J'adore, che è molto carino fatto così. Dopo li proverò questi profumi. Praticamente sono tutti profumi. Questo. Questi sono i profumi. Poi c'è la ricevuta di quanto ovviamente ho speso. Ah, poi c'è un altro di campioncino che è questo qui. Questo campioncino qua. E ovviamente è vuoto, per cui possiamo metterlo da parte. Ho preso il rossetto. Allora, voi dite perché hai preso solo il rossetto in una scatola? Perché praticamente se tu ti registri al sito della Douglas e acquisti per la prima volta, il primo acquisto che fai e spendi sui 30 euro, hai 5 euro di buono. Ovviamente il rossetto, che è questo qua, costava 39,90, in poche parole. Io ho preso... Vediamo se c'è il nome. Dovrebbe essere questo. Party Gore Creme, se non mi sbaglio. Comunque, vi faccio vedere da vicino. Allora, vi faccio vedere praticamente... Scusate se la luce non rende, ma è buio e sto usando 10.000 lampade. Comunque... questo è il pack, ovviamente poi vi farò vedere nelle foto bene. È molto bello da vedere perché si presenta così. Adesso lo vediamo insieme. Wow,
Sinceramente è bellissimo. Non so se si vede, ma ha un pack bellissimo. E questo qua è il 62T701. Il pack è stupendo. Ah, si schiaccia. No, scusate, volevo dire si schiaccia su. E poi esce il rossetto ed è fatto così. Adesso non so se si vedono i brillantini. Comunque è fatto così ed è bellissimo. Dal vivo è stupendo. C'è anche il logo. Non so se si vede, ma c'è il logo di Chiara Ferragni. E questo. Adesso vediamo lo swatch. Sì, si vede. Si vedono i brillantini. No, vabbè. È stupendo. E poi scrive anche bene. Cioè, è fatto molto bene ed è bellissimo. E questo praticamente è il primo rossetto che ho preso e ovviamente è costato 39,90. Poi passiamo all'altra scatola che è questa. Qui pesa un po' di più perché è così. Ci sono dentro altri campioncini. Non ho capito perché si spegne lo schermo. Comunque, ci sono altri campioncini che vi faccio vedere anche questi. Uno è di Giorgio Armani, campioncino di profumo. L'altro è Lancôme, questo qui. E poi c'è sempre lo stesso. Che è questo. Questi qui sono i campioncini. Qua dentro trovate ovviamente quanto avete pagato e in più trovate questo campioncino qui fatto così di Douglas. Non pensavo che ti davano così tanti campioncini. Comunque presenta così e dal vivo secondo me è una cosa, cioè wow, non me l'aspettavo. Allora iniziamo dal rossetto che ovviamente è uguale all'altro. Ne ho presi due perché mi convincevano di più questi due. Poi è uguale all'altro. Ovviamente cambia il colore, per cui il pack e come è fatto è praticamente uguale. Vi faccio vedere il colore che ho preso, che è questo nude fantastico e non vedo l'ora di provarlo. Adesso ve lo swatch insieme. Infatti, scrivenza eccellente in una sola passata e sinceramente è un nude che cercavo io e lo volevo ed è bellissimo secondo me. Cioè, secondo me merita, ma non perché è dichiarato. E secondo me è, non lo so, stupendo. Cioè, è bellissimo. Ovviamente poi vi lascerò le foto sia sul mio Instagram. Questa invece è la palette. Si presenta così, adesso la vediamo insieme. Dietro vi dice praticamente che cosa c'è dentro. Allora, apriamo, vediamo se riesco a farvela vedere. È fatta così. Si presenta così. Wow, dal vivo, cioè, non so se ve la vedete, ma
veramente è molto molto bella. Ed è fatta così. Adesso non si vede bene, però tanto farò una clip a parte. C'è lo specchietto e questi sono quelli che trovate nella palette. Praticamente trovate gli ombretti, il bronzer, il blush, gli illuminanti e il primer con due penne con tre pennelli praticamente. Allora, da vedere sono, c'è una cosa top, stupenda secondo me. Ovviamente adesso li swatcho tutti, vi li faccio vedere e vi faccio vedere se sono scriventi e se ne vale la pena. Allora, tiro via questo, che si tira via così, che è il pennellino dentro, e vi faccio vedere praticamente che questi sono tutti gli swatch che ho fatto della palette. Allora, come scrivenza sembra che scrivono e sembrano ottimi. Ovviamente sulla mia pelle sarà un po' difficile, dico, sul braccio vederli, infatti, però da vedere sembrano che si vede. Li devo provare sugli occhi e ve li farò vedere nel prossimo vlog. E vi farò un trucco e vi farò vedere se ne vale la pena anche nel vlog, se scrivono, eccetera, perché così sul braccio da vedere sembrano ottimi, sembrano scriventi, eccetera. E non so quante volte lo ripeto, ma comunque è bellissimo. Comunque credo che i colori li state vedendo, cioè, sono stupendi. E ovviamente la palette è costata 73,90 € ed è fatta così. Niente, questa è la palette, gli swatch sono questi, non so se si vedono. E da vederli, secondo me, sono ottimi. Comunque ho cambiato telecamera perché sennò non vedevo niente. Allora, praticamente per queste tre cose ho pagato 148 e 70 invece di 153 e 70. Con lo sconto di 5 euro della Douglas ho risparmiato qualcosina. Diciamo che sono soddisfatta del mio acquisto. Sì, dico anche che la palette costa veramente tanto, però se davvero ne vale la pena spendere questi soldi, allora cioè, potrei consigliarvela. La stessa cosa vale per i rossetti. Io ho preso questi due perché secondo me erano, come colori mi piacevano di più. L'altro ero indecisa se prenderlo o no, alla fine non l'ho preso anche per il fatto di non spendere tanti soldi, che vabbè, io sinceramente è la prima volta che spendo in vita mia tutti questi soldi per una palette, ma non perché è firmata, non perché è di Chiara Ferragni, dato che l'anno scorso ha fatto un'altra palette, io la volevo e costava 60, già lì il prezzo era abbastanza buono, solo che poi ho detto, vabbè, aspetto. Alla fine ho visto questa, mi sono innamorata, ho visto i colori, ho visto anche gli altri che parlavano di questa palette. Ne parlavano bene, sia la palette che questi due rossetti. Non vedo l'ora di provare il nude perché da vedere sembra una cosa, cioè, wow. E niente, vi ricordo, se volete vedere le foto, dovete seguirmi su Instagram. Se volete vedere anche i colori della palette sugli occhi, basta seguirmi sul mio canale, che farò un vlog dove sarò truccata con questa palette. E
E poi, vabbè, vi dirò cosa ne penso, se ne vale oppure no. Adesso non posso dire se ne vale oppure no, perché non l'ho ancora provata e non ho ancora testato i rossetti. Comunque, da vederla, secondo me, cioè, resti, non dico a bocca aperta, però mi convince. Cioè, secondo me i soldi l'ho spesi giusti, come si deve. Se sarà la mia palette preferita, ovviamente userò solo questa qua. Adesso vediamo e vi farò sapere nel prossimo vlog, vi darò una recensione di cosa ne penso. E ok, allora, niente, i prezzi ve li ho detti, la palette 73,90 euro e i rossetti 1,39,90 e ovviamente anche l'altro 39,90. La spedizione ci ha messo un giorno, io l'ho praticamente ordinato, adesso mi ricordo quando l'ho ordinato, ma vabbè, io ho fatto acquisto pensando che mettevano insieme i pacchi, invece no, ovviamente l'acquisto che ho fatto era separato, l'ho messi separati, però in un giorno è arrivato tutto, per cui sono soddisfatta, sinceramente. Sono soddisfatta anche di questi prodotti. Il pack è stupendo e niente, per il momento non posso dire niente, però vedremo come su di me che effetto fa. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete altre tipologie di questo genere, se volete che io provo altri prodotti, fatemelo sapere qui sotto. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciare un like, un commentino qua sotto se anche voi avete acquistato queste cose di Chiara Ferragni. Se le acquistate, e sì, ok, ci sta che è esagerato come prezzo, ma se ne vale la pena, secondo me ci sta una volta, che poi io compro una volta e basta, non compro tutti i giorni cose costose. Questa è sinceramente la prima volta in tutta la mia vita che ho speso così tanto. E vediamo se convince veramente a spendere così tanto, ok, ma se resterò delusa, allora ovviamente non acquisterò più. Ok, vi ricordo anche di iscrivervi su il mio Instagram, che lì vedete praticamente tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!